Cass Fine Foods, il rinomato supermercato, ti aspetta nei centri commerciali di Altona Gate ad Altona North, di Westfield ad Airport West e Epping Plaza Shopping Center. Troverai in vendita centinaia di prodotti italiani di qualità, salumi, formaggi, carne, pesce, uova, pasta, dolci, bibite, frutta, fiori. Controlla sul globo di oggi le offerte speciali per preparare le tue specialità. Sa Cass Fine Foods, Altona Gate Shopping Center, Airport West Shopping Center ed Epping Plaza Shopping Center. Sabato 7 febbraio, San Valentino. Il Puglia Club organizza al Reggio Calabria Club una serata con cena, ballo e spettacolo dedicato al grande Domenico Modugno. Con il bravo cantante Tony Cursio. Soci $35, non soci 40. 5 portate e bevande. Prenotazioni 9354-6717. 9354-6717. From Melbourne to Perth, from Darwin to Hobart, from Brisbane to Sydney, from Canberra to Adelaide. Rete Italia, la radio italiana in onda in Australia. Rieccoci in diretta al nostro programma La Buona Cucina. Don Vito è andato via, è rimasto il Luigi e il nostro Pino Locantro, maestro pasticcere. Ciao Pino, di nuovo. Allora, tu annunciamo innanzitutto cosa ci... che ricetta ci darai stamattina? Oggi facciamo la tarta di limone merengue, lemon meringue. Lemon meringue? Sì. Qualcosa di simile mi sembra anche Papa ce l'ha lasciato, perché io ho dovuto registrare in quanto... Con la tartelletta, come ha detto Pino. Sì. Allora, Pino, tu la farai in inglese, perché molto hanno apprezzato... Più o meno facciamo in italiano, lui ma... darà qualche specifica, sì. No, facciamo contento un po' di persone, saranno molto attenti. Sì. Allora, io però, diamo la precedenza al registrato, abbiamo Papa che ha fatto le sue... ha mandato uno staff intero, il nostro buon Papa, Salvatore Papa, nostro sponsor, infatti oggi... se fai vedere la prima pagina di Globo e Fiamma, noi lo abbiamo sulla Fiamma, l'abbiamo, sì, come già visto, considerato in prima pagina, sul frontespizio, tra i nostri sponsor. Allora andiamo, vediamo un po' cosa ci propone Papa. Tu ascolta attentamente, se vuoi fare qualche... troppi impegni dovuti proprio a questo... qua so io che ci posso anche parlare solo, non è importante. Comunque, se vuoi, puoi fare dei suggerimenti dopo, no? Vuoi dare anche la tua versione, forse è meglio così, eh? Perché tra di voi non è, siete gelosi del vostro messia, non penso, io penso io di sì. No. Oh. Allora aspetta un attimo, devo chiudere un attimo la registrazione perché c'è Liliana, io do sempre la precedenza alle telefonate prima di passare alle cose nostre. Liliana, buongiorno. 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 Dimmi Liliana. Ho una ricetta, ma fatta con la checca della mela. La checca della mela. Della mela. Senti, una torta di mela, però deve essere veloce. Allora, non ho capito. Dimmi com'è questa, che, cioè questa torta di mela. Senza zucchero però. Senza zucchero. Senza zucchero, viene bella. Senza zucchero, viene bella, ma non so se viene buona però. No, no, viene speciale. Vabbè, se lo dici tu. Ascolta. Ma perché senza zucchero? C'hai un po' di diabete? Sì, no, ascolta. Ascolta. La diabete, la diabete. Vabbè. Allora, ascolta. Ascolto. Metti 100 grammi di uvetta secca, bagnata con l'acqua calda e poi l'asciughi. Poi metti uvetta, le noci, 200 grammi di farina. Sì. Poi spremi due arance e lo mix together. Poi taglia le mandorle fine, e ce lo mischi in mezzo. In mezzo? In mezzo. Ho capito. E ci mischi questi aranci, il sugo di arancio, spremuto però, non quello del sciocco. È quello là fatto. L'arancia di sciocco. E mischi questi 200 grammi di farina. E mette uvetta, noci, mandorle. Tutto quanto, abbiamo capito tu. Poi che fai? Tutto quanto. E taglia le mandorle fine e le mischi. E già l'abbiamo detto tre volte. Le mischi. E poi, senza zucchero, le metti nella dish e la cucini. Ma deve avere un dolce speciale. Senza uova, senza bianco, senza rosso? Senza uova, senza niente. Senza niente. Ma farina, plain farina o quella autolievitante? No, ci vuole un po' di lievito, però. Sai quel
lievito secco. Ma non dire le cose uno a uno, perché neanche noi riusciamo a metterle assieme, se no. Allora, un po' di lievito. Se tu lo fai, perché l'ho vista alla televisione, l'ha fatto uno. Ah, l'ha vista in televisione? L'ho vista alla televisione. E come ti è venuta a te? A me mi è venuta una specialità. Meno male. Così. Come l'ho visto, l'ho fatta. Sì. È venuto. Una specialità. Proprio una specialità, perché? Perché? La mandorla, l'albicocche. L'albicocche, prima non c'era. Non era la mela prima. Tagliata fine fine. Liliana? Ma prima hai detto la mela, non l'albicocca. La mela, l'albicocca. Pure l'albicocca. L'uvetta. Tutto qua. Si è scordato l'albicocca. Si è dimenticato. Non sono scordato. L'ha messo tutto assieme. Ho capito. Viene fuori un posso darti un suggerimento? Posso darti un suggerimento? Fuori un papocchio. Da tranquilla, ti siedi, scrivi tutti gli ingredienti, le percentuali, come hai fatto tu, quando l'hai messa in forno, e poi ci richiami, ci dai una ricetta bella, perché è una bella ricetta, però ce la spieghi chiara. È speciale, viene dolce, perché tu dici quel che c'è. Io lo so perché viene dolce, tu ci devi dare tutti gli ingredienti. Non viene dolce, perché senza zucchero. Viene dolce o non viene dolce? Lilia, tu... L'arancia ci dà il dolce. Lo sappiamo questo, quello che devi fare tu da brava, ti siedi, ti scrivi l'uvetta, l'arancia, il succo, l'albicocca, la mela, la pera, il sale, la farina, il lievito. Ti scrivi tutte queste cose e poi metti il tuo peso, la tua percentuale, e poi ci richiami la prossima settimana e ci dai la tua bella ricetta, perché può andare anche bene. Va bene, Liliana. Va benissimo, però. Buona giornata, Liliana. Ciao. Ecco, adesso io non prendere più telefonate, Nicola, ma andiamo dove sta. Andiamo sul difficile adesso, perché sennò non riusciamo a fare quello che ci avevamo preparato e proposto di fare. O le fa bene o non le fa proprio, quindi alla grande abbiamo Alessandro Papa, fratello anche di Salvatore. Ciao Alessandro, benvenuto. Ciao Paolo, buongiorno. Negli studi di Red Italia, e il maestro pasticciere e gelataio, Carlo. Ciao Carlo. Ciao, buongiorno a tutti. Alessandro, cosa ci porta Carlo oggi? Che ricetta ci regalate per l'Australian Day? Oggi Carlo ci porterà la Sette Veli Papa, che è una ricetta nata dalla Sette Veli ma modificata da noi qua in Australia. L'abbiamo un pochettino rigenerata insieme. Già c'era, perché Alessandro già la faceva buonissima. Poi ci siamo messi in collaborazione e abbiamo fatto questa Sette Veli Papa, che è semplicissima nei gusti e facile nella descrizione. Andiamo a trovare dentro la Sette Veli un strato di pan di Spagna con del croccante e della Nutella, una mousse leggerissima al cioccolato, un altro strato di pan di Spagna con della Nutella semplice, liscia, un altro strato di un cuore di pistacchio, per questo si chiama Sette Veli Papa, un cuore di pistacchio. Andiamo a rifinire con della mousse alla nocciola e glassata con della cioccolata fondente, e servita, basta così. Ed è buonissimo. Si può mettere, per quanto tempo può stare in frigorifero? Per parecchio tempo? Si deve mangiare subito? La conservazione va benissimo nel congelatore, in negativo, diciamo. Passati due giorni, diciamo che, come tutti i dolci, se sono fatti bene, purtroppo, non usando conservanti, non usando altro, il gusto va a perdere. Questo era il suggerimento della pasticceria. Ieri c'era il fratello di Salvatore, c'è il maestro pasticciere, tuo collega, anche gelataio, lui fa anche i gelati, va bene. Sette Veli, però Sette Veli è già un dolce, aspetta che ti metto il micro, scusami, allora dicevi? Sì, un dolce, più un tot per celebration, per il compleanno. E lui l'ha riadattato tipo australiano, si possono mettere un po' di decorazioni diverse, eccetera, basta cambiare un po' l'aspetto. L'occhio. L'originale ricetta è creata di Luigi Balsetti, il master pasticcere, che ha fatto il più grande, è la giudice sulla più grande pasticceria
Chi ha fatto l'anno scorso a Rai Italia? Sì, l'abbiamo seguito anche noi dall'Italia, sì, dall'Australia. Luigi Biasetti ormai sul mercato da molti anni. Severissimo con i concorrenti. Si è distinto i negli anni per la sua serietà e il programma è del più grande pasticcere. Il più grande, sì. Mamma, è una cosa complicata. Lui ha vinto il Coupe di Mon nel 1997 con quella torta. Io non so, sono le 9.44, se ce la facciamo a dare un po' tutto quello che dovremmo dare. Allora, iniziamo con il nostro Pino. Sì. Allora, la tua proposta invece... Prima vuole salutare a mia moglie Alex e i miei bimbi Ottavio e Allegra, e più papà che sta facendo il delivery stamattina con il camion. E quando mai non fa delivery? Vittorio, delivery sempre. Cioè, consegna sempre. E poi la mamma fa compleanno oggi. E... La mamma Franca fa compleanno oggi. Franca fa gli anni ora, sì. I primi 50 anni allora. Tanti auguri, 50, Franca. 51. Io facevo per non dirlo e tu l'hai detto. Tanti auguri Franca per il tuo auguri, compleanno. Auguri, auguri. Oh. Buon compleanno. Allora. E poi oggi facciamo la tartletta al limone e merenga. Prima si inizia con la pasta frolla. Con la pasta frolla si usa burro, zucchero a velo, uova, plain flour e baking powder. Ok, si fa lievitare. Tu puoi intervenire. La vuoi finire di leggere la fiamma? La fiamma te la leggi dopo. Lo so che è interessante. I nostri giornali sono interessanti, però io non voglio distrarre il nostro maestro, sì, perché lui sa quello che fa, chiaro. So. Però nell'italiano intervenga, lo aiuta. La gente vuole sapere anche il tuo parere, se ci sono. Certo. Se non c'hai troppo tempo, si può comprare le tartlette dentro al supermercato già fatto o congelate. Già ci sono. Le tartlette sono già tartlette pronte. Pure se ci sono crude, congelate, si può cucinare se c'hai non troppo tempo. E quando sei cotto, devi fare una crema al limone. Allora, con la crema di limone, un attimo, facciamo con le sughe di limone, zucchero, ove e burro, e facciamo la stessa come una crema pasticcera, infatti no? Tipo una crema pasticcera, come crema, si porta la sugo di limone e zucchero a fare bollire, e poi quando è bollito prende l'ove e mescolo con l'amido e un po' di zucchero e diventa come un pasta, lo stesso come siamo fatto la pasticceria, crema pasticceria la settimana scorsa. E quando si bolle, tu metti la sugo di limone dentro le uova per riscaldare le uova un pochettino, e poi un'altra volta mettere sul fuoco, aggiungere e fare bollire. Fra questo bollito, questo diventa più doppio e poi deve fare raffreddare. Per fare raffreddare mette dentro un taglio basso e bello basso, e mette la cling wrap su una teglia bassa, una teglia, sì, però, perché teglia bassa, perché si può raffreddare subito. Pino, mi ha aggiunto Jeff un messaggio. Buongiorno. Jeff. Jeff vuole sapere se puoi fare come te l'ho detto io in inglese velocemente, perché lui capisce o non capisce l'italiano e sta prendendo nota, poi deve andare a lavorare. Ho smesso di lavorare appunto per prendere questa ricetta. Sì. Puoi darla velocemente in inglese adesso? The recipe itself in the grams? Yes. So which part of it? The white, the sugar and the mix. Okay. Let's say the custard. The custard? Okay. Yeah. One second. Oh, okay. Così facciamo vedere anche... Tutte le ricette che siamo dice sul programma troviamo sul mio libro Dolce di Casa. Allora, abbiamo ancora qualche copia disponibile al negozio, fate presto perché stiamo vendendo tutto a metà prezzo, quindi il prezzo è anche buono, ottimo. Sì, and we're giving one away today on the show. Ok, for the lemon cream, we're using 100 grams of unsalted butter, 240 grams of lemon juice, 200 grams of sugar, 3 eggs, ...80 grams of water... ...and 14 grams of gelatin powder. E basta. Quindi la teglia deve essere sottile. Sì. Sottile e per farla raffreddare. Quanto tempo deve restare nel forno? Il tempo? Per cucinare la frolla? La frolla, sì. 15-20 minuti. A chi va più di fretta la può già comprare già fatta. Già pronta al supermercato. Sì. Pure si può comprare...
cotto o cruda. Bene. Allora, che altro dobbiamo dire? La merenga. La merenga. Sì. Allora, se vuoi allora, tu se la riesci a fare in inglese, lui ti fa la traduzione in italiano in tempo reale, facciamo proprio una cosa fatta per bene, in modo tale che accontentiamo tutti quelli che vogliono sta ricetta della merenga. Okay. Questa è al limone, eh? Scusa, ma questa, la ricetta per il limone, siamo dato quella era per la lemon tarts. Si può fare quello che la ricetta che ha fatto adesso, quella era per l'elementare, la lemon meringue, la crema dentro è più per un cast, ed è un altro tipo di ricetta. Si può dire? Quindi lui ha fatto la ricetta della, abbiamo 5 minuti e mezzo. Okay. Ha fatto la ricetta che va dentro la tartelletta pronta o da preparare di pasta frolla. Quindi adesso parlerà della tartelletta, sì, ma con la lemon meringue. Oh, e fallo tutto in inglese, Pino. Ok. Now the lemon filling correct is 140 ml of freshly squeezed lemon juice or 5 medium lemons, 125 grams of caster sugar, 50 grams of butter, 2 eggs and 20 grams of corn flour. So we do it the same way as we did the custard, how I explained it in Italian, and you let it go cold, and once it's cold it's ready to use to fill up your tart. With the meringue we're using 4 egg whites and 280 grams of caster sugar. Today we're doing a French meringue, which is a little bit easier than doing Italian meringue. The Italian meringue is with the syrup, we boil the sugar to 121 degrees. It's a little bit more complex, so if you haven't got a lot of practice in the kitchen, it's nice and easy. So what you do, you've got to make sure all your utensils are very clean and washed, and make sure there's no fat residue left on your bowl and your whisk. So you put your 4 egg whites in a bowl with 280 grams of caster sugar, and you can put either some cream of tartar or a couple of drops of lemon juice, and that will actually fanno mantenere solida il bianco d'oro. It will equalize the acids and it will increase the acids a little bit, which gives a nice volume for the meringue. So to make the meringue, combine the eggs, egg whites and sugar in a clean bowl and beat with electric mixer for approximately 10 minutes or until the sugar has dissolved. The way you see that, you can touch the meringue and you won't feel it will be nice and smooth. So after if it hasn't dissolved, you just keep on mixing it for a few more minutes until it's thick. When that is made, you put your meringue in a piping bag and you pipe as required. You can decorate it as you want, your lemon meringue tart. And then you bring your oven to about 240 degrees, and you bake your meringue pie for 8 to 10 minutes, and that will give you a nice golden color on the outside. And when it's cooled down, this will come, you have a nice crispy skin on the outside of your meringue, and put it in the fridge for about 2 hours and they'll be ready to serve. Quindi mettere i bianchi d'uovo nel bowl per montare con lo zucchero. Questa è per la meringa al limone, questa è la versione italiana. Sì, per la meringa. Per la meringa al limone, l'altra l'abbiamo già detto. Sì, allora hai detto. Sì. Quindi le uova con lo zucchero sono 4 bianchi d'uovo con 280 grammi di zucchero e un po' di tartarico o anche acido citrico può andare bene, o qualche goccia di limone. Un po' di sale. Quindi montare bene il bianco. Per capire quando il bianco è pronto basta infilare un oggetto, un cucchiaio di legno, di acciaio, qualsiasi cosa, infilare naturalmente a testa in giù e girarlo immediatamente a testa in su. Se la punta rimane dritta vuol dire che l'uovo è pronto, se si piega vuol dire che deve ancora montare. Una volta che viene fatto questo, quindi il bianco d'uovo è montato abbastanza bene, mettere in una sacca da pasticceria, sacca poche, formare, decorare, creare, coprire o fare qualsiasi decorazione e infilare nel forno per a 200 gradi per un 15 minuti circa, quindi ricoprirà tutto. Anche meno? Solo per colorare all'esterno. Colorare le meringhe di fuori. Quindi una volta che vedete il colore che vi piace potete toglierlo dal forno. Ecco. E metterla in frigo, lasciarla raffreddare e poi distruggerla per allietare il palato. Doveva arrivare con noi oggi stamattina anche un altro cuoco, Sir Edward da Five Dock. Sir Edward da Five Dock. Sembra che quando la regina venga qui in Australia vada Edward per mangiare qualche piatto un po' diverso dal solito.
questa è la, a beneficio di chi anche oltre a ascoltarci ci vede. Quindi abbiamo un server, però non è venuto, sei in ritardo, si è perso del traffico. Sarà non troppo so. Importante. Sarà importante, Edward, vediamo un po' se possiamo ospitarlo o registrarlo per la prossima volta, perché anche lui aveva delle ricette un po' più casarecce. Però. A proposito, ma la pecora come la facciamo per l'Australian Day? Sta pecora tu puoi fare la pecora, è grassa la pecora, lascia stare per l'Australian Day. Vabbè, fagli fare le cotolette al barbecue. Allora Gigi, fai un gelato tipo australiano? Faremo quattro gusti strani. Quattro gusti australiani. Quali colori scegliere? Non vi impressionate, no. Perché il primo sarà... Vegemite. Certo. No, non fare come la famosa pizza. Pizza con la Vegemite, non è male. No, io farei. Avete sentito, no? Anche la televisione ha fatto vedere. Per un giorno non fa male. Un giorno. Ma non solo. È brutto, Paolo. Io non ho provare. Il coraggio, devo provarlo. Devi, Paolo. Bisogna provare tutto, ho capito. Devi vabbè. Provare. Vabbè. Allora, ci sarà il Vegemite, la Pavlova naturalmente. Nel gelato? No, un altro gusto, un gusto Pavlova, un gusto Vegemite, sì. Un altro gusto sarà la birra australiana, non posso fare pubblicità, ma l'ha fatta già. Una birra non è VB, è molto più artigianale, e non si può dire, tra virgolette costosa, e il Leamington, faremo questi quattro gusti. Con il Vegemite nel gelato. Se vuoi prendere il Vegemite e la birra possono stare bene, altrimenti Leamington e Pavlova. Chiudiamo con una canzone, buona festa, buona Australian Day a tutti quanti voi cari amici, noi ritorneremo, per il libro me lo lasci, io domani lo metto in palio qua. Va bene. Farò un indovinello ad hoc e chi risponderà esattamente. Ciao. Libro. No, finiamo con una canzone allora, Veronica De Simone con Nuvole che passano. Ciao a tutti. Ciao. È il momento di mangiare. Ciao. Eccoci qua. Allora, noi continuiamo, la diretta radiofonica è finita, ma siamo ancora in onda sul nostro video. È inutile che fai quella faccia là, ti viene tutto contro di te, testimonialità. No, perché fai vedere bene il libro per coloro che ci guardano, che ci vedono attraverso YouTube eccetera, Dolci di casa. Ecco, è Pino Locandro in italiano o in inglese? Che versione è? Tutto in inglese. È in inglese, quindi è facilissimo per coloro che stanno, e lui mangia. Adesso state guardando esattamente quello che io dico, non sono scherzi, lui continua a mangiare. Io lo faccio a per Napoli, promuovere il libro. Pino a Napoli, sai come si dice? Cosa fa un tipo come lui a mangiare? Strafoga. Sta strafogando, non si ferma, poi dicono che io sono, vabbè. Allora, Pino, grazie per la tua presenza anche per oggi, buona Australian Day, Dolci di casa, se volete il libro, là ci sono tutti i segreti del nostro maestro pasticcere Pino Locandro. E di nuovo auguri a mamma per il suo compleanno. Grazie.